Ciao a tutti, io sono Martina, bentornati sul canale. Oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di The Sims 4 del gameplay principale. Ci troviamo in questa schermata perché oggi è una giornata speciale per i nostri adolescenti, come vi dissi nello scorso episodio. Infatti, si tratta di una mini vacanza dedicata appunto a al relax, diciamo, alle vacanze estive dei nostri adolescenti. Quindi è venerdì sim, quindi loro trascorreranno un paio di giorni fino a domenica, per poi, quindi fanno il weekend, diciamo, per poi ricominciare la scuola il lunedì. Perché ci troviamo in questa schermata? Perché appunto, trattandosi di una vacanza dei nostri adolescenti, ho creato per loro sia il lotto, che poi andremo a visitare, faremo un tour molto veloce, e poi perché ho dovuto fare proprio una nuova famiglia. Quindi adesso ve la faccio vedere. Se andiamo qui, vi troverete, eccola qui, il nostro gruppo, quindi la nostra famiglia, gruppo vacanze, no? Quando si va in vacanza di solito si crea con gli amici, più che altro si crea il gruppo vacanze. Quindi ho creato questo gruppo dove ci sono appunto Erika, Riccardo, Lorenzo e Vanessa, i nostri adolescenti delle nostre famiglie, diciamo. Poi faremo anche comunque un ritrovo del club, in modo tale che verranno anche tutti gli altri, ecco, in modo tale da stare tutti insieme. Io l'ho pensata più che altro per tutto il gruppo, però non controllando Vanessa e Martina ho detto vabbè dai, facciamo il gruppo con i nostri adolescenti, così intanto andiamo avanti anche con loro. E quindi questo è il gruppo vacanze. Vedete, i nostri genitori sono qui senza i loro figlioli, e quindi oggi andremo con loro. Però non sarà un trasferimento, perciò visiteremo un lotto generico. Perciò io adesso li devo trasferire, loro, li trasferisco in un lotto vuoto e poi faremo le nostre vacanze, perché non credo di poter viaggiare con loro. E ragazzi, ci troviamo qui a Sulani. Ho pensato per loro una vacanza proprio esotica, insomma, a riscoprire questo posto. Magari è stato suggerito anche da Vanessa, col fatto che insomma i suoi nonni abitano qui, tra l'altro abitano qua, vedete, e quindi insomma pensava proprio che fosse il posto ideale anche per trascorrere una vacanza insieme agli amici, no? Comunque si fa la vacanza insieme agli amici, si parte e si affitta una casa o un appartamento. In questo caso hanno affittato una casa abbastanza grandicella, diciamo, che è questa qua. Fine del viaggio si chiama, era completamente diversa, io l'ho ristrutturata, diciamo, l'ho rinnovata, ho aggiunto il tratto di mora privata, che essendo un tratto generico così almeno non ci viene a disturbare nessuno, e quindi insomma ho detto loro di affittare questa casa qua, e si trovano nella zona appena un po' più ricca, diciamo, e si chiama Lani Santas, quindi un idilliaco paradiso tropicale dove le spiagge sono colme di sabbia bianca e le acque sono calde e scintillanti. Qui la lussureggiante vegetazione è perfetta per immergersi nell'atmosfera senza tempo dell'isola. Quindi appunto andiamo e vediamo un po', faremo il tour di questa casa molto veloce, ecco. Allora, eccoci arrivati, questa è la casa dove alloggeranno i nostri adolescenti, ve la metterò in galleria e si chiama Fine del Viaggio Reno oppure Gruppo Vacanze, una cosa di questo genere. È completamente, ragazzi, rinnovata, ho lasciato la struttura simile, quindi non ho aggiunto strutture, muri, cose varie, e basta. Il giardino praticamente è rimasto invariato, ho giusto messo qualche palma in più, ecco. Quindi questo è l'esterno. Come vedete, qua dietro l'ho praticamente riorganizzata tutta, ma adesso andiamo a vedere l'interno. Molto veloce, ragazzi. Allora, ecco qua l'interno, l'ingresso, qua abbiamo subito una zona divano con la TV,
qui una zona ingressino dove appunto c'è anche lo specchio giusto per darsi una sistemata e ovviamente ho usato molto il pack di Vita sull'Isola, logicamente, ecco. Qui i toni del pesca e del giallo, mentre di qua più o meno la casa si intona sul blu. Quindi ecco qui la cucina, come potete vedere, cucina molto semplice, senza troppe aspettative, con questa isola a bancone dove poter fare colazione, mentre qui insomma tavolo da pranzo. Qui c'è giusto un bagno per emergenze, diciamo, mentre vedete non è chissà che cosa, comunque le case vacanze sono così, non è che sono molto addobbate, decorate, ecco. Salendo al piano di sopra ho fatto questa scala. Ops, qui c'è qualcosa che non va, vabbè, dopo poi lo sistemerò. E qui appunto ho fatto questa scala modificata. Qui c'è la stanza delle ragazze che facciamo subito un bel reclama. Quindi questo è quello di Vanessa, questo invece è quello di Erika. Perfetto, e di qua invece si va nella stanza dei ragazzi, quindi questo qua è di Riccardo, assegna il letto a Riccardo e questo invece di Lorenzo, e assegniamo il letto a Lorenzo, perfetto. Mentre di qui c'è il bagno più grande, diciamo con la doccia e basta, senza vasca, e qui la zona lavanderia anche, ecco. Qua giusto un ingressino, insomma un corridoio in disimpegno, giusto per. E qui una porta che dà su tutto il balcone, dove qui c'è il tavolo da scacchi. Non ho aggiunto altro perché appunto non è che dovessero fare chissà che cosa, però era carino averlo qua di fianco. Mentre qua, sia dalla cucina che dal salone, diciamo, si va all'esterno. Quindi qui all'esterno troviamo la griglia, una zona barbecue, quindi una zona bar, il tavolo per poter mangiare all'esterno, magari quando fa una bella stagione. Qui, una zona, diciamo, relax, chiacchiericcio, vedete anche qua sui toni del blu. Qui l'idromassaggio, molto carino, insomma, che comunque dà sul mare, molto bello. E qui invece la piscina con un gonfiabile. Qua ho fatto in modo che ci fosse tipo una zona idromassaggio all'interno della piscina. Qua uscirà il vaporacqueo, insomma le bolle, e qui i lettini per poter prendere il sole. Molto semplice, ragazzi, non ho fatto nulla di che, però vedete anche qui c'è proprio le scale che portano direttamente alla spiaggia. È molto carino, secondo me. Ok, perfetto. Facciamo l'assegnazione dei letti e ragazzi, per loro ho assegnato anche dei vestiti per quanto riguarda il periodo estivo. Quindi direi di cambiarci subito e mettiamoci il nostro secondo vestito, che è inerente proprio a Sulani, insomma, per quanto riguarda alla stagione estiva qui a Sulani. Vedo che sono tutti contenti. Lorenzo, non capisco cosa, perché ha quella faccia. Adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo. Allora, spero che vi piaccia la casa, poi ve la metto in galleria, insomma, la trovate in galleria. Ok, perfetto. Cambiamoci di abito, così andiamoci a vedere subito. Ah, eccoli qui. Allora, Erika, partiamo da lei visto che si vede. Questo vestitino tutina, molto carina, secondo me. Le sta davvero bene questa tutina. Guardate com'è tutta contenta, perfetto. E poi anche il costume, devo averle dato una sistemata se non sbaglio, ora non ricordo, ma credo di sì. Riccardo, che è successo alla vita? Eh? Che ti è successo? Lui è già flirtante, ma perché? Ah, è ancora reduce dalla serata precedente con l'altra Vanessa, aiuto, è vero? Ecco, questo è il suo abito da Sulani, quindi estivo. Ho lasciato comunque le scarpe perché pensavo che le ciabatte, insomma, non le portasse, così come per Lorenzo, eccolo qui. Devo dire che è molto più muscoloso Lorenzo rispetto a Riccardo, strano, perché comunque lui è un calciatore, diciamo, e bagnino. Quindi, ma strano, eccolo qui Lorenzo, molto bello, mi piace un sacco.
E ragazzi, Vanessa, a parte che ha la faccia tristissima del non so cosa sia successo, però la trovo veramente carinissima, ragazzi, è troppo bella, mi piace un sacco. Ecco qua, allora, questi sono i nostri adolescenti in vacanza. Vedo che Riccardo, scusate, Lorenzo ha già bisogno di dormire. Facciamo così, li facciamo prendere giusto un po' di sonno, ecco, fai un pisolino e poi vediamo. Tu intanto vieni qui, Erika, e direi di preparare qualcosa per la colazione anche per i giorni prossimi. Quindi serviamo la colazione, facciamo una bella macedonia di frutta che con lei, ragazzi, dovremo sviluppare l'abilità di cucina. Vanessa, vieni qui a sederti, fuori, dai, siediti e si verrà a sedere anche Riccardo. Perfetto. E ho messo anche qui, ecco qui, lo stereo, così mettiamo subito Radio dell'Isola, si dovrebbe chiamare. Eccola qui, sì, esatto. Perfetto. Oh, e iniziamo subito a chiacchierare di quanto è bella questa casa. Quindi, conversazione profonda. Facciamo Rallegra. Raggiunto il livello 2 di cucina per Erika, perfetto. Benissimo. Ok, facciamo un complimento sincero. Impariamo a conoscere e poi praticamente ragazzi lei ha visto ciò che è successo con Vanessa la sera precedente, quindi ecco, bisogna un attimo, ristabilizzare questo triangolo. Insomma, abbiamo visto che, insomma, Riccardo ha dato il primo bacio a Vanessa, ecco, all'altra Vanessa, ecco, quindi vedremo un po'. Dai, vieni qui, Vanessa, vieni a prendere una ciotola, prendi una porzione, vediamo se anche tu, dai, hai voglia di venire qui. Dai, vieni qui intanto. E Riccardo, lui, parlerà con sua sorella. Quindi vieni qui, siediti anche te. Ah, hai deciso. Vabbè, volete venire tutti qui? Va bene. Va bene, dai, va bene, ho così. Ok, prendiamoci una porzione e tu, Erika, chiacchiererai un po' con tuo fratello. Quindi rallegra, racconta una barzelletta sui vecchi tempi, discuti delle zone di pesca locali e proviamo a chiedere un'altra volta cosa ne pensa della Vanessa. Quindi, amichevole, chiediamo di Vanessa Rocca, però. Eccola qui, vediamo un po' cosa ne pensa di lei, mentre la nostra Vanessa chiacchiera con Lorenzo. Va in Visibilio per diventare grande, impara a conoscere, discuti degli interessi. Ok, un nuovo pesce. Sono talmente innamorata di Vanessa. Mi sa che faranno un discorsetto loro due, prima o poi sì. Mi sa che si confiderà, insomma, a discapito di quello che le aveva detto Vanessa. Mi sa che Erika si confiderà col fratello per quanto riguarda su quello che sa di Vanessa, insomma, su quello che le ha confidato. Ok, quindi amichevole. Oggi ce la prendiamo con relax. Quindi vediamo intanto cosa hanno messo le previsioni. Ok, mettono sempre sole, perfetto. Qui tra l'altro ventoso. Va bene, magari non andremo in spiaggia. Oggi direi di goderci la spiaggia che abbiamo qui davanti, nei dintorni anche, perché no? E quindi ragazzi, il piano oggi, quello. Erika, tutto bene? Il piano, ragazzi, di Vanessa oggi sarà quello di, insomma, farla pagare, diciamo, a Riccardo su quello che è successo. Insomma, vuole farlo ingelosire, cosa che non sarà affatto facile perché lui è un romanticone e, insomma, non è così facile per lui farlo, impietosire, ingelosire. Ma lei ci prova lo stesso, ragazzi. Ci proverà con Lorenzo, ragazzi, povero Lorenzo, preso in ostaggio da lei, diciamo. E insomma, lui non è che sia molto d'accordo, però ci vuole provare, ci vuole provare. Vanessa, lui non saprà niente, però insomma, vediamo un po' di conoscerlo un pochino meglio. Quindi, anche da parte sua, direi di fare un rallegra.
entusiasmati per l'aria aperta e entusiasmati per il pasto, così facciamo già i complimenti ad Erika per il suo pasto. Quindi vedo che hanno il gruppo, ok, va bene. Allora facciamo così, questo lo ripongo io. Ah, non si può riporre? Oh no, non si può riporre, ogni volta Erika dovrà cucinarmi qualcosa. Vabbè, dai. Va bene così, va bene così. Ok, voi due chiacchierate, perfetto. Quindi, ma sì, dai, allora vediamo se loro due adesso, non appena Vanessa ha terminato di mangiare ed è una testa calda, no, sonagli fastidiosi. Ah, per il vento. Ok, io direi che adesso loro due, facciamo così, sciogliamo il gruppo. Così riesco a gestirli. Sciogliamo il gruppo e facciamo il gruppo insieme a Lorenzo. Quindi aggiungiamo al gruppo e facciamo loro due. Perfetto. Visto che è venerdì mattina, direi di fare una bella passeggiatina, perché no? Vicino, insomma, all'acqua qui, quello che c'è. Vedo che ci sono anche dei salviettoni. Ah, interessante questa cosa. Dai, potreste venire qui, dai. Visto che voi due non avete il salviettone, se non sbaglio, esatto. Poi magari lo compreremo. Per quanto riguarda loro, dovrebbero avercelo, sì. Esatto, esattamente, perfetto. Loro continueranno a chiacchierare qui e Erika approfitterà del momento, visto che loro due non ci sono. Approfitterà di parlare di ciò che è successo, quindi aiuta a recuperare, ok, Noemi Fabbri, no? Quindi ok, continuiamo, quindi rallegra, racconta una storia coinvolgente. Ah, e ragazzi, non vi ho detto questa cosa, ecco, quando ho fatto il gruppo vacanze ho aggiunto per loro, per ogni sim, 10.000 simoleon, così insomma siamo più tranquilli nel range dei soldi, ecco. Ok, chiediamo della sua giornata, continuiamo a parlare, lamentati dei genitori e poi gli diciamo, guarda che, facciamo così, chiedi di un altro sim, chiediamo dell'altra Vanessa, quindi di Vanessa Fletcher, vediamo un po' cosa ci dice, vediamo se loro due sono arrivati, sì, perfetto, allora continuate a chiacchierare. Sfoggia il gioco preferito, parlotta della cotta, anzi no, parlotta della cotta no, non vorrei rivelarglielo subito a Lorenzo, dai. Discuti degli interessi, spettegola, ok, e poi complimento sincero, vediamo di andare anche sul romantico perché io con lei vorrei chiedere proprio l'appuntamento ed è proprio questo qua. Quindi dovrei andare sul romantico per potergli chiedere un appuntamento. Quindi gli chiediamo se è single. Vediamo cosa ci dice di Vanessa lui. Con lui invece dobbiamo presentarci ad altri sim e ci sarà proprio l'occasione. Ok, ha scoperto che è creativa. Ok. Perfetto, oggi avranno anche i giorni lavorativi, quindi vediamo un po'. Sì, qui è in lutto per qualcuno, ma non so cosa sia successo. Però non mi ha detto di Vanessa. Ok, vediamo, eccolo qui, vediamo cosa dice. Ah, è piuttosto in gamba. Vabbè, dai, va bene così. Allora, intanto che voi continuate a chiacchierare qui, anzi, fate una cosa. Tu vieni qui e ti rilassi, direi. Mentre tu inizi a farti un po' di vasche, dai. Stiamo per il momento in piscina, intanto che loro sono qui in spiaggia. Ok, sfoggia l'abito, così gli facciamo vedere l'abito nuovo. Ok, è single, quindi riproviamo. Flirta. Facciamo un bel flirta, facciamo un romantico. Complimentiamoci per l'aspetto. Vediamo se lui comunque. Risponde alle nostre attenzioni. Ok, conversazione profonda. Parla della temperatura calda e poi parliamo anche della riparazione, visto che lei, eccolo qua, ha proprio la manualità. Adoro troppo, ragazzi, il suo vestito, mi piace un sacco. Ok, livello 2. Perfetto, loro sono lì belli e rilassati. Lui si fa le sue belle vasche. Ok,
Fai un'imitazione, poi diciamo che questo ragazzo è già un inizio di appuntamento, diciamo, se lui mi regge, speriamo. Ok, proviamo anche da parte sua a fare un po' di romantico, facciamo una battuta di abbordaggio, complimentiamoci per l'aspetto. Eccolo qui e ha bisogno di andare già in bagno. Oh signor, potreste anche farvi un bel bagnetto però. Dai, fatevi un bagno qui. Nuota e chiacchiera qui, dai, così almeno entrate. Perfetto. Ok, no, ragazzi, i costumi non sono cambiati, non ho cambiato niente praticamente. Riesci a farmi la pipì qui, ti prego. Non so cosa sta facendo. Dai, Lori, vieni. Non so se c'è un bagno, quindi dintorni al massimo torniamo su e poi riscendiamo. Sì, dai, facciamo così, intanto che lei. Facciamo questo, lei flutterà un po' all'indietro, fai fluttua all'indietro, ok, mentre lui, oh, comunque sono diventati flirtanti tutti e due, è interessante, lui tornerà qui e andrà in bagno. Ah, un'altra cosa che non vi ho fatto vedere è questa porta qui, vedete dove c'è proprio la doccia fuori, che non potendo lasciarla proprio libera. Ho voluto comunque murarla e secondo me è molto carino anche quello. Ok, lui si sta migliorando la forma fisica, benissimo. E mentre per il lavoro cosa mi deve fare? La forma fisica, ok, perfetto. E mi lavora oggi? Sì, fra 5 ore, va bene, allora dai, distenditi un po', rilassati anche te. Perfetto, e lei è qui che fluttua all'indietro. Benissimo, dopo torni qui, nuota, nuota qui, dai. Così riprendiamo il nostro inizio di appuntamento. Oh là, oh mamma mia, com'è bella rilassata, ragazzi. Eccolo qui il nostro Lori, che però inizia già ad essere un po' stanco. Vediamo lei dov'è, ok. Allora venite a socializzare un po' qui. Facciamo una posa sexy, uno spruzzo. Vediamo di spruzzarla, dai. Ok, lamentati dei genitori. Vediamo se possiamo iniziare questo appuntamento. Magari lo iniziamo già qui. Ecco, così facciamo la nostra passeggiatina in spiaggia. Ci sta. Ok, vediamo amichevole. Ok, chiedi un appuntamento. Ok, c'è da parte sua. Quindi chiediamo un appuntamento. Chiedi un appuntamento. Comunque è l'inizio della relazione, quindi ci sta. Faremo una cosa molto semplice. Lui non è molto d'accordo, non capisco. Ok, adesso andiamo a controllare anche gli altri ragazzi. Ok. Perfetto, possiamo rimanere qui? Ah, non è possibile rimanere lì. E io dove vado allora? Ce ne andiamo in spiaggia, dai. Ok, perfetto. Allora, siamo arrivati qui. Vediamo di. Ah, ok, fare tutte queste cose, vediamo. Ok, ah, possiamo andare anche in cerca di conchiglie, ragazzi. È vero, è vero. È vero, non mi ricordavo più questa cosa. Allora, dobbiamo socializzare. Ok, potremmo prendere un po' il sole. Lì ci sono varie spiaggette, lì c'è fare snorkeling. Qua ci sono altri sim, tra cui un bagnino forse anche. Ok, siediti e chiacchiera qui. L'abbiamo fatto. Ok, dobbiamo chiacchierare, quindi socializza. Ok, io direi basta romantico. Quindi lamentati del tempo soleggiato. Importuna maliziosamente. Ok, racconta barzellette. Quindi, dov'è? Buffo. Facciamo. Racconta una barzelletta. E anche lui farà la stessa cosa. Buffo, racconta una barzelletta sull'io. Ok, il romanticismo sta calando. Vedo che anche lui non è molto d'accordo su questo appuntamento. L'empatia scende. Ottima questa cosa. Fantastico. Discuti degli interessi. Sì, direi di restare sul. Sì, non sta andando bene, quindi direi di restare sull'amicizia. Ecco, racconta un'altra barzelletta sugli alieni.
E non credo proprio che riusciranno a fare il bacio, ecco. Però continuiamo noi con parole di tempo soleggiato. Ok, basta, provate. Ok, lui è stanco. E lei deve andare in bagno. Ma sì, papà, che cavolo vuoi? Non c'è un bagno qui? Accidenti. No, lì c'è qualcosa da mangiare. Vabbè, venite qui e fate qualcosa. Crea una scultura di sabbia. No, ma insieme però. Eccolo qui, crea una scultura di sabbia, dai, andate. E lui è in imbarazzo, ragazzi, no. Commento imbarazzante. Ha detto qualcosa? Ok, Riccardo andrà al lavoro. Perfetto. Lei lavorerà stasera? Domani mattina dalle 7 alle 12. Ok, perfetto che oggi comunque è a casa, quindi. Dai, fate questa cosa insieme, proviamo a baciarlo, ma non credo andrà bene, ecco. Ok. Vediamo questa scultura di sabbia. Magari cercheremo anche di fare una foto. Ok, la macchina fotografica ce l'abbiamo, così riusciamo a aggiostrarcela un po' assieme. Qua c'è un treno di foto che poi dovrò sistemare. Allora, i compiti questi li possiamo buttare perché sono quelli da bambina. Così come quelli di Riccardo, ok, Riccardo non ne ha. Lorenzo, scusate. Oh, che bella tartaruga! Ma che bella! Ok, sono tutti felici, fantastico. Allora, proviamo a questo punto a... Ok, non c'è vero il primo bacio, no. Però scambiati i numeri di telefono, dai. Ok. Perfetto. Perché lui ce l'ha rosa, ragazzi, il telefono? Ma, chi lo sa. Ok, però sempre sull'imbarazzo andante. Sì, direi che non possiamo fare il primo bacio. A sto punto, visto che non sta andando molto bene questo appuntamento, discuti un po' dell'umore imbarazzato e poi direi di amichevole. C'era Parlotta della Cotta. Eccola qui, quindi a questo punto Vanessa dirà: ma io insomma ti ho diciamo usato perché sono innamorata di Riccardo e volevo farlo ingelosire. Quindi Parlotta della Cotta. E a questo punto lui, vedete, sì, non è dell'idea proprio, ecco. Vediamo, è molto triste, ragazzi. Parlotta della Cotta. Oh, sì, ecco, la faccia che ha fatto come per dire un'altra volta, anche te con Riccardo, sono tutti innamorati di Riccardo, cose di questo genere. Guardate la faccia stralunata, ragazzi, di lui, è una cosa inquietante. Oh, mamma mia. Mamma mia. E a questo punto dirà Lorenzo. Dirà Vanessa: sì, guarda, anch'io non è che sono proprio, insomma, io ti vedo solo come un'amica, quindi direi di, cioè, resta come amico. Vediamo. Chiedi di essere solo amici, guarda, io ti vedo solo come un'amica, mi dispiace se tu pensavi a questo ed altro, quindi meno male che, insomma, possono rimanere amici. Mi sa che non l'ha fatto, però. Quindi lo rifacciamo. Chiedi di essere solo amici, dai, discutete un po'. Vediamo lei come la prende, spero bene. Oh, ma sì, Lorenzo, no. Oddio, no, mica tanto. Vanessa, ma stai tranquilla, sei tu che l'hai usato, dai. Cosa vuol dire? Lorenzo e Vanessa hanno deciso di lasciare raffreddare la loro relazione romantica, ma sì, dai. Quindi a questo punto lui, o meglio, lei continuerà. Aspetta. Ok, lui dovrà conoscere ancora di più lei, quindi facciamo una conversazione profonda, impariamo a conoscere. A questo punto, ragazzi, dirà Riccardo e dai, Lorenzo, ragazzi, chiederà a Vanessa, visto che sono migliori amiche, lei ed Erika, chiederà, insomma, ma vedo che siete molto affiatate, quindi vorrei chiederti di Erika, vediamo lei cosa dice.
Perché appunto alla fine fa, io però a me piace, effettivamente non mi piaci tu, ma mi piace Erika. Quindi, ok, ho scoperto che è perfezionista. Quindi, Erika e io siamo migliori amiche, quindi vorrei capire, insomma, co cosa ne pensi tu di Erika, insomma, ecco. E quindi a questo punto lei gli dirà, non c'è Elogia, un altro sim? Vediamo, non c'è Elogia, un altro sim. Ok, allora facciamo mostra approvazione. Cosa dici? Mostra approvazione. Weba! Ok, direi di terminare l'appuntamento. Perfetto. Lei è comandato qui. Perché non me l'ha fatto? No, aspetta. Ah, ok, adesso me l'ha preso. Perfetto. Quindi diciamo che questo primo appuntamento, insomma, è andato un po' così per entrambi. Ecco, e diciamo che Vanessa, insomma, lei ha questa cotta segreta da quando era bambina per Riccardo, però sappiamo che Riccardo non è che gliela dà vinta così, ecco. Per il momento ha dato il primo bacio all'altra Vanessa e vediamo un po' come va a finire. Per quanto riguarda questo appuntamento, insomma, è andato un po' così. Visto che era un appuntamento, diciamo, un po' imbarazzante per entrambi, perché lei è innamorata di Riccardo, lui invece prova dei sentimenti per Erika. Quindi io vorrei capire se c'è Elogia. Allora dai, proviamo a dargli, vediamo, Simoleon, no? Un regalo amichevole, c'è qualcosa qui? No, no, ok. E allora a questo punto direi di racconta una storia incredibile e a questo punto insomma si sono confidati un po' a vicenda. Direi che a questo punto viene tornate a casa che uno è stanco e l'altra deve andare in bagno. Perfetto. Perfetto, direi di tornare a casa perché visto che Lorenzo magari farà un altro pisolino, magari Vanessa avrà modo di parlare con Erika, ecco, su quello che è successo oggi. Ok, ah, Riccardo però è tornato dal lavoro, quindi insomma sì, ha svolto la sua giornata da bagnino oggi. Allora, vai in bagno, tu invece vieni qui e ti fai un pisolino, intanto che aspettiamo. Allora, intanto che Riccardo è qui fuori che fa le sue cose, tutte belle e tristi, lei è annoiata, oddio, brutta barzelletta, nulla è noioso come una barzelletta raccontata male. Ah, accidenti, va bene così. Allora, lei, intanto che insomma c'è Lorenzo di sopra a fare un riposino, verrà qui, l'abbraccerà, perché comunque sono migliori amiche, l'abbraccerà e le dirà: guarda che oggi ho scoperto questa cosa bellissima e secondo me, insomma, ti piacerà, ecco. E quindi direi, perché non c'è Elogia un altro sim, ragazzi? Non lo so, discuti un po' degli interessi e vediamo un po' di lamentati della noia, sì, ti lamenti di quanto è stato noioso oggi l'appuntamento. Ok, non capisco perché non c'è Elogia, l'altro sim. Di solito c'è a coppia con. Ma strano. Forse perché fanno parte della stessa unità familiare. Forse. Se io vado in club. No, raduni del club, chiedi di iniziare, no? Non c'è. Forse perché fanno parte della stessa unità familiare. Forse è per quel motivo lì, sì, probabilmente per quello. Allora, dai, ridiscutete un po', magari venite un po' qua fuori, dai. E perfetto, allora si metteranno qui a chiacchierare un po' di ciò che è successo oggi. Insomma, anche lei vuole capire cosa è successo e quindi lei le parlerà un po' di. Ecco, racconta una storia incredibile e le parliamo di ciò che è successo oggi. Quindi, amichevole, chiediamo di un altro sim, insomma, gli parliamo, diciamo, facciamo finta di ciò che è successo con Lorenzo, che insomma si sono un po' affiatati all'inizio, però poi dopo non è successo granché, ecco, quindi rallegriamo e
Ecco, le proponiamo un piano folle. Diciamo, praticamente Vanessa le vuole dire che ah, oggi è successo così e cos'ha, e Lorenzo mi ha detto che insomma gli piaci tu, ecco, prova dei sentimenti per te. Quindi perché, insomma, questo è il suo piano, perché comunque non provi a parlargli, ecco, non provi a parlargli e capire se, insomma, con te si dimostra affettivo nei tuoi confronti oppure no. Quindi ecco, questo sarà il suo piano folle, diciamo. Ok. Maria, bebe tuoi, ok. Perfetto, vai in bagno. Non è che avete moltissima Buongiorno. fame, però voi Yes. due sì. Impossible. Allora, Erika, Lorenzo mi Impossible. piace piuttosto in gamba. Ecco, vedi? Oh, Ecco, addirittura. motivo in più. Allora, direi di grigliare qualcosa, Erika. Facciamo. Oddio, non c'è molto, quindi facciamo hot dog, dai, molto semplice. Qui stanno chiamando. Congratulazioni per ottenere, va bene, il lavoro. Ah, è la nostra maestra delle elementari, diciamo. Ok, allora tu ti verrai a sedere qui, tu anche. Ok, Erika, poi potrai andare in bagno. Ok, perfetto, lontano da Riccardo, quindi va bene pure qui. E Lorenzo, anche te scendi e ti siedi qui di fianco al tuo migliore amico. Perfetto, e attendiamo che sia pronto da mangiare. Ragazzi, loro due non si degnano neanche di uno sguardo proprio. Ecco, appunto, stai zitta, non dire niente, te, non dire niente, e inizi a mangiare. Inizia a mangiare e inizia a mangiare anche te. Ti prego non sederti vicino a lui. Ecco, appunto, vieni qui e siediti, per favore. Per favore. Ok, prendi una porzione e prendi una porzione anche te. Vanessa, lontano da lui, ho detto. Ok, perfetto. Vieni Erika, che così stiamo tutti assieme. Adesso loro due chiacchieranno un po' del più e del meno. Ecco, non diranno più che altro, non diranno niente, però lamentati un po' dei problemi, discuti degli interessi. Lei è furente. È furente, va bene. Ok, e allora continuiamo a parlare con le nostre due ragazze. Loro si mostrano approvazione a vicenda. Facciamo un complimento sincero. Lorenzo si è seduto vicino a lei, va bene. Entusiasmiamoci per il pasto, dovrebbe essere buono. Sì, normale, dai, va bene. Ok, dopodiché, ragazzi, Lorenzo è stanco morto, quindi lo mandiamo a dormire. Ok, facciamo così: vieni qui in bagno e poi te ne vai a dormire. Che vedo che è abbastanza stanco, non so perché. Mentre i due fratelli, no. Due fratelli, no. Ok. Vanessa, poi dopo te ti metterai a scrivere nel tuo diario, che è da un po' che non scrivi nel diario segreto, facciamo un bel riponi, e tu ti metterai a scrivere, insomma, di quello che è successo oggi, quindi scrivi nel diario. Lei cerca di non notarlo e appunto Riccardo verrà qui a parlare con sua sorella, quindi lamentati un po' dei genitori, lamentati anche di ciò che sta passando, che poveretto è un po' triste, e vediamo di fargliela passare, quindi lamentiamoci un po' dei problemi, di ciò che sta succedendo. Dai un colpetto sul naso, è malizioso, eh sì, ce l'ha lui ogni tanto con sua sorella. Dove stai andando te? Ah, ok. Ok, vediamo un po' questo colpetto sul naso che non l'ho mai visto. Va bene. Ok. E facciamo una conversazione profonda. Vediamo questo colpetto sul naso. Ah, va bene, ok, sì. Ok, meno male, almeno se la ride, ragazzi. E questo chi è? Arrivederci. Salve. Ma chi è? Ma per cosa ci fa qui? Ma via dal mio letto! Ma io non ci posso credere. No, ragazzi, adesso devo capire come sistemare questa cosa. Vabbè. Ok. Allora, continuiamo. Adesso li mando a letto perché comunque sono le 11, sono abbastanza stanchini. E sì, insomma, volevo finire questa cosa qui. Fatti un pianto, no. Riccardo non si fa un pianto. Allora, stavamo parlando, aiuta. Ok, no. Quindi a questo punto
Vediamo se c'è. No, elogia ragazzi, credo ci sia solamente quando il sim non fa parte della tua unità familiare. Quindi discutiamo dell'umore triste e insomma li mandiamo a dormire. Allora, adesso devo capire come togliere questa, ragazzi. Scusate, sveglia, ti prego. Vabbè ragazzi, adesso cerco di sistemare questa cosa, però comunque l'episodio era terminato qua, ecco, io volevo solamente fare questo, diciamo, appuntamento imbarazzante, mettiamola così, per quanto riguarda, insomma, le varie relazioni fra i nostri adolescenti. Abbiamo capito più o meno adesso come stanno le cose, quindi Vanessa, innamorata di Riccardo fin da bambina, ha provato a farlo ingelosire perché comunque Riccardo la sera prima ha dato il primo bacio all'altra Vanessa. Lorenzo però si è confidato con lei che insomma è meglio se rimangono amici perché appunto è innamorato di Erika. Erika però ragazzi non ha dato ancora. Non ha dato segni, diciamo, particolari su questa relazione, quindi vedremo prossimamente come si svolgerà questa affermazione, ecco, questa cosa nuova. Direi che possiamo fermarci qua. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al mio canale, di lasciarmi dei commenti al video se volete. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!